Il manto stradale ha ceduto in Viale Buridani, angolo Via Goito, aprendo una voragine in mezzo alla carreggiata. È accaduto questa mattina, mercoledì 30 gennaio, intorno alle 6 a Venaria Reale. Da lì era appena passato un mezzo della raccolta rifiuti. Il conducente ha sentito l'asfalto scricchiolare e, appena passato il tratto in questione, ha visto aprirsi dietro di sé un grosso buco, profondo circa 2,5 metri. Presente sul posto anche il sindaco Roberto Falcone, che ha commentato l'accaduto, sottolineando la necessità di un progetto più ampio che interessi tutto il viale. Questa mattina abbiamo avuto una sorpresa su Viale Buridani, angolo Via Goito, con l'apertura di una voragine dovuta a un problema sullo smaltimento dei rifiuti, quindi sull'impianto di raccolta delle acque residue. Sta intervenendo Smalt immediatamente, le squadre sono al lavoro per il ripristino. E quello che stiamo cercando di capire stamattina con l'amministratore delegato di Smalt, dottor Ranieri, è l'intervento più complessivo anche sul viale per poter valutare un intervento sincronizzato su quelle che sono le progettazioni già presenti in città. Purtroppo gli impianti sono vecchi, questo è il risultato, non è solo Venaria, ma in genere sulla zona di Torino, è il risultato di tanti anni di manutenzioni complesse che andavano fatte e che adesso di volta in volta si verificano. 10 giorni fa era stata chiusa una falla per un tubo che perdeva a 2 metri dalla Sono voragine. due interventi completamente distinti e differenti, in una combinazione su un lasso temporale ridotto, ma riguardano due componenti diverse. Il consigliere comunale Gigi Finozzi rimette nuovamente al centro la pericolosità del mercato in Viale Buridani. Sono anche questi due temi diversi, non mischierei gli argomenti perché ovviamente crea confusione più che altro. Il Viale Buridani e il mercato hanno delle tematiche che sono indirizzate da una progettazione ben precisa che prevede il rifacimento delle aree mercatali già inserite nel piano triennale delle opere con diversi milioni di investimento. Per cui andremo a riqualificare anche quello, ma questo è un problema di sottosuolo, non è un problema di superficie. Ha parlato con il direttore al lavoro, ripristineranno al più presto il disagio. L'intervento adesso è spot singolo e indirizzato oggettivamente sulla perdita che si è venuta a creare. Quindi il lavoro che si sta facendo è di ripristinare appunto la perdita, richiudere, coprire e rendere di nuovo funzionale e funzionante il piano. Dopodiché apriremo parallelamente un tavolo, come dicevo poc'anzi, con l'amministratore delegato di Smalt, in modo da capire le tempistiche delle varie progettazioni di più ampio respiro su tutto il viale. Le manutenzioni sono quindi ancora una volta un elemento importante, investimenti significativi che richiedono delle grosse disponibilità di risorse. I buchi, quelli che riteniamo siano importanti, sono questi sui quali bisogna intervenire per cercare di evitare che si verifichino e non quelli di andare a aprire ulteriori buchi all'interno delle montagne, come ritorniamo sullo stesso discorso del TAV, che portano via e drenano risorse importanti invece per le città per interventi molto, molto più significativi e immediati.